è una squadra forte e disposta a lottare per la vittoria. Con queste premesse è ragionevole prevedere che la partita sarà combattuta e che entrambe le squadre dovranno impegnarsi a fondo per vincere. L'Inter, in quanto squadra in casa, avrà il vantaggio di giocare sul terreno di casa e con il sostegno dei suoi tifosi. Tuttavia, questo non sarà sufficiente a garantire la vittoria, poiché anche la squadra avversaria sarà un avversario difficile da battere. Per quanto riguarda le previsioni sulla partita, un pareggio alla fine del primo tempo potrebbe essere un risultato probabile. Entrambe le squadre saranno desiderose di iniziare bene la partita, ma saranno anche consapevoli della necessità di essere prudenti e di non permettere all'avversario di segnare un gol in anticipo. Pertanto, è possibile che il primo tempo si concluda con un pareggio, dato che entrambe le squadre si studiano a vicenda e cercano l'opportunità di segnare. In conclusione, la seconda frazione di gioco tra l'Inter e il suo avversario sarà una sfida emozionante sul campo, con entrambe le squadre in lotta per la vittoria. Anche se l'Inter gioca in casa e ha il sostegno dei suoi tifosi, la squadra avversaria è un avversario forte e disposto a lottare. È probabile che il primo tempo finisca in parità, perché entrambe le squadre saranno caute nell'approccio e cercheranno l'opportunità di segnare senza trascurare la difesa. Vediamo adesso il pronostico sulla partita Napoli contro Francoforte. Ricorda di seguirci se vuoi rimanere aggiornato su tutti i risultati della Serie A. È sempre interessante analizzare le partite e fare pronostici. Nel caso della partita fra Napoli e Francoforte, si preannuncia un incontro molto interessante e intenso. Come ho detto, il Napoli è una squadra molto forte quando gioca in casa. Ha perso pochissime partite negli ultimi 10 incontri, il che dimostra la sua grande abilità e resilienza in campo. Inoltre, la squadra ha giocato bene nel complesso, concentrandosi sulla strategia e mantenendo un equilibrio nel gioco offensivo e D'altra parte, anche il Francoforte è una squadra potente che sta facendo bene nella competizione. Ha ottenuto alcune vittorie impressionanti e ha dimostrato di essere una squadra pericolosa in campo. Tuttavia, affrontare il Napoli in casa sarà una difficile sfida per lui. Per quanto riguarda il pronostico, il Napoli sembra avere un vantaggio in questa partita, soprattutto considerando i suoi buoni risultati in casa. Un risultato di 2-0 a favore del Napoli potrebbe essere un'opzione, dato che la squadra è molto solida in difesa e ha un buon attacco. Tuttavia, è importante ricordare che anche il Francoforte è una squadra forte e potrebbe sorprendere in questa partita. In conclusione, la partita tra Napoli e Francoforte sarà molto emozionante sul campo. Il Napoli è una squadra molto forte, soprattutto quando gioca in casa, e sembra avere un vantaggio in questa partita. Un risultato di 2-0 a favore del Napoli potrebbe essere un'opzione. Ma bisogna sempre tenere presente che nel calcio tutto può accadere e il Francoforte potrebbe sorprendere. Il Real Madrid ha ottenuto una grande vittoria nella gara di andata contro il Liverpool, con un punteggio di 5-2 in casa. Questo vantaggio di 3 gol è un vantaggio molto significativo e rende molto difficile per il Liverpool ribaltare la serie. Inoltre, il Real Madrid ha un record impressionante nelle competizioni europee e ha dimostrato di essere una squadra molto forte in questo tipo di partite. Giocare in casa darà loro un ulteriore vantaggio, perché avranno il sostegno dei loro tifosi e conosceranno bene il campo. D'altra parte, il Liverpool è una squadra di grande talento e può sempre sorprendere in campo. Tuttavia, la loro prestazione all'andata non è stata delle migliori, il che dimostra che stanno lottando per trovare la loro forma migliore al momento. Per quanto riguarda il pronostico della partita, una vittoria del Real Madrid per 3-1 sembra un'opzione. Per quanto riguarda il pronostico della partita, una vittoria del Real Madrid per 3-1 sembra un'opzione probabile. Il Real Madrid ha un attacco molto pericoloso, guidato da Benzema e Vinicius Junior, e la sua difesa è stata solida nelle competizioni europee. Il Liverpool potrebbe segnare un gol, ma è difficile pensare che possa battere il Real Madrid sul proprio terreno con un deficit così grande. Per concludere, la partita tra Real Madrid e Liverpool sembra avere un chiaro favorito nel Real Madrid, grazie al suo grande vantaggio nell'andata. E con questo si conclude il nostro video su FranTube Sport. Speriamo che le nostre analisi e i nostri pronostici vi siano stati utili e vi abbiano fornito tutte le informazioni che cercavate. Se avete apprezzato il nostro contenuto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e a seguirci sui social media per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video. Ci teniamo a fornirvi contenuti di qualità e sempre aggiornati sul mondo dello sport e sui pronostici preaccurati per aiutarvi a vincere nelle vostre partite. Grazie per averci seguito e alla prossima su FranTube Sport!